E cominciamo il nostro viaggio con il primo ospite, Susanna Tamaro. Ciao Susanna, benvenuta. Oddio, devo stare attento perché sei magra. Sì, allora, Susanna Tamaro, scrittrice, persona notoriamente umile nel senso di legata alla terra, no? Sì. Humus, humilis, legata alla terra. Allora, cosa ti dice questa beatitudine a te? Ma io amo molto questa beatitudine perché mi sento sempre, sono sempre sentita dalla parte dei miti, perché la mitezza è una virtù meravigliosa e anche difficilissima da raggiungere, dunque c'è un grande lavoro da fare per diventare miti e io sono una persona che ama lavorare. Tu dici che lavorando si diventa miti? Su di sé, lavorando su di sé e lavorando anche naturalmente, perché c'è un grande equivoco, in fondo si pensa che si nasce miti. Io invece penso che si diventa miti con un grande lavoro. È un punto d'arrivo. È un punto d'arrivo importantissimo, riuscire a diventare miti. Allora, io ti faccio capire, ma la mitezza vuol dire essere un po' da una parte, essere... No, vuol dire... Sopportare? No, vuol dire disinnescare i conflitti, essere sempre in grado di disinnescare i conflitti. Dunque, non sopportare, ma aiutare gli altri a sciogliere i propri nodi. Questa è la mitezza, perché tu non hai la tua... come dire, il tuo ego che prorompe e sei in grado di mettere al servizio degli altri illuminando il modo per risolvere le situazioni che non sono di mitezza. E tu ci riesci? Alle volte. Tu vivi in campagna? Sì. Hai fatto questa scelta? Sì, da moltissimi anni. Ho letto che ti si attribuisce una vita monastica addirittura. Ora No, molti amici facciamo una vita sociale in campagna, però veramente io sono molto benedettina nel mio spirito, dunque per me il lavoro in campagna è importante, altrettanto quanto lo studio e il lavoro, diciamo, sì. E siccome si parla appunto dei miti che erediteranno la terra, tu pensi che sia importante questa vicinanza? Assolutamente, perché se non sei vicino alla terra non capisci la complessità della vita e della morte, la complessità dell'uomo. Io credo che una grande povertà contemporanea, povertà anche diciamo educativa nel riguardo dei bambini e dei giovani, è il fatto che non hanno più un contatto reale con la terra, no? Dunque sono staccati da questa parte importantissima, però se non hai contatto con la terra non puoi ereditarla, devi prima sapere che cos'è che devi ereditare, no? Dunque, pensi riportare... che c'è questa mancanza, siamo tutti sì, separati dalla terra. Sì, moltissimo, soprattutto le generazioni giovani, che ha tutte quelle meraviglie elettroniche, le tengono lontani, no? Ma la terra è una parte importantissima. Quindi viviamo come in un mondo astratto. Assolutamente, sì, sono bambini staccati, hanno paura addirittura, io quando vengono i bambini a trovarmi, una mosca, cioè cose che sembrano impensabili, eppure la natura ci partecipa. E noi partecipiamo alla natura, dunque è grave questa mancanza di contatto con la terra. Tu sei cintura nera di qualcosa? Sì, di karate, molte karate. Cinture nere, sì. E come si concilia questo con la mitezza? Beh, proprio perché domi i tuoi demoni praticando le arti marziali, no? Perché? Perché se uno... io non sono una mite di natura. Ah no? No, assolutamente. Daresti qualche caracca a qualcuno? Tante. Allora per... Grazie al... Spesso. Allora. Non sono mite. Devo stare attento allora, non ti faccio arrabbiare. No, le arti marziali nella loro tradizione sono proprio una... Spezie da tavoletto. No, per carità, no, quelle sono cose nei film. No, le arti marziali sono una via di conquista, diciamo, della parte più profonda di se stessi, in questo senso sono molto importanti per diventare miti, perché solo quando vuoi essere molto non mite capisci l'importanza della mitezza. Quindi, diciamo, un cristiano... Sì. Tu sei assolutamente praticante, può... Certo, deve... Praticare l'arte marziale. Sì, sì, con grande profitto. Il mio maestro giapponese dice sempre lo scopo ultimo dell'arte marziale è imparare a sorridere sempre. Ah sì? Sì, e questo è un bellissimo scopo. Quindi no? Quando ti aggrediscono tu sorridi? Certo, così disinneschi. Potresti, perché no. Lo sai fare. No, disinneschi l'aggressività perché sorridi. Tu hai scritto una cosa che mi ha molto colpito sulla mitezza ed è un elogio della mitezza, ma anche in qualche modo... hai parlato male di un'altra parola, no? Molto diffusa, che è la tolleranza. Sì. Perché? Che differenza perché c'è tra mitezza e tolleranza? La tolleranza non la tollero, la tolleranza non la tollero, diciamo chiaramente. Perché io tollero ogni tanto che i miei cani vadano sul divano, tollero perché sono superiore ai cani e ogni tanto gli faccio fare una cosa che non è proprio permessa. La tolleranza ti mette in una posizione di superiorità che concede.
che è molto diverso dalla mitezza, perché la mitezza è cioè, invece, il tollerante. Io tollero che tu fai questa cosa, ma tollero, cioè porto questo peso, però non è che è proprio una cosa che condivido. Cioè la via della mitezza è la via della condivisione, la via della tolleranza è la via di sopporto, cioè ti lascio dividere con. Certo, invece tollero, sopporto, ti lascio fare questa cosa perché sono di buon carattere, perché sono democratico, perché sono tutto quello che vuoi, ma non è una vera condivisione. Secondo te i cristiani sono troppo tolleranti? Secondo me sì, c'è un malintendimento. No, c'è un malintendimento sulla mitezza proprio, cioè la mitezza ha una grande forza dentro di sé, ha un'anima di ferro la mitezza, non è una specie di cosa di bambagia, zucchero filato, queste cose. C'è questa confusione un po'. Bisogna essere sul accesi, come dicevo, no? Femmicità. Sì, assolutamente, sì. proprio non. Cioè il fatto che si confonde il fatto di essere mitico, il fatto di essere deboli, cioè, di essere senza carattere, di farsi mettere i piedi in faccia, ed è esattamente il contrario. La mitezza è la più grande forza. Secondo te i cristiani sono. Ma c'è una. Secondo me c'è questa confusione. Sì, c'è una confusione proprio di immagine nel cristianesimo, questa specie di debolezza un po' quasi vittimistica, anche tanta, diciamo, nell'Ottocento, di questi grandi beati e santi che si immolavano. Cioè, c'è tutta una, come dire, una retorica intorno a questa che non ha fatto bene. Della passività. Della passività. Ecco, si può essere miti senza essere. Non bisogna essere passivi. Ecco, io credo molto nell'azione, credo nella guerra per la mitezza di ognuno e credo che essere cristiani vuol dire essere proprio dei guerrieri in questo senso, che la mitezza è la virtù del guerriero. Allora, la prima mite di questa puntata è una cintura nera, una belva. Cintura nera, adesso ti chiediamo di leggere le tue beatitudini. Grazie. Beati coloro che sanno affrontare i loro demoni. Beati quelli che non vivono schiavi del loro ego. Beati coloro che sanno tornare fanciulli. Grazie a Susanna Tamaro.